Che vi devo dire, ragazzi? Che vi devo dire? Cioè, io non ho più parole per il Milan, per il mio amato Milan. Però, voi sapete, innanzitutto voglio fare una premessa. Io non do nessuna colpa né alla Roma né altro da milanista. Sulle mo, sto fermo con la telecamera. Da milanista io sono sempre stato molto simpatizzante Roma, quindi non ho problemi di insomma, cioè, ha vinto la Roma lealmente. Certo, il Milan gli ha regalato con Calabria il gol del 2-1, però se Smalling la buttava un po' più precisa e Calhanoglu non si metteva là in mezzo, avrebbero fatto comunque il 2-1. Quindi da milanista complimenti alla Roma, mi siete sempre stati molto simpatici, quindi è leale la vostra vittoria. Meglio della Roma che, e vabbè, non voglio dirlo perché sperderemo anche con loro, quindi ciao ciao. Allora, confermo quello che pensavo. Roma quest'anno più forte del Milan di mezza tacca, nel senso che anche il Milan sa mettere in difficoltà la Roma, come si è anche visto dalla partita. Il Milan sa mettere in difficoltà i romanisti, però la Roma ha qualcosa in più, nel senso che sfrutta di più le ingenuità del Milan, cosa che il Milan non ha fatto perché la Roma avrà perso 2-3 palloni, no? Eppure non l'ha saputo sfruttare. Ha fatto un bel gol con Hernandez, ma sempre si costruisce le occasioni. Ottimo questo, ma non sa sfruttare anche gli errori avversari, perché le proprie occasioni costruite più gli errori degli avversari sfruttati a nostro vantaggio, e belli miei, esce la vittoria. E il Milan non l'ha raggiunta, la Roma sì invece. Dzeko, il gran capitano della Roma, che sull'errore di Kessié, però comunque fa una bella imbucata dentro gol. Hernandez, Teuccio mio, 2-1 momentaneamente. Chi poteva rovinare questa atmosfera di giusta parità tra Milan e Roma? Perché il pari poteva anche starci. Davide Calabria, signori! Entra a cazzata sua, su tutta la squadra, ma lui in particolare. Serve Nicolò Zaniolo, che io stimo tantissimo. Un punto, un futuro della nazionale italiana assicurato. Gol 2-1 per la Roma. Il Milan nel finale ci prova, ma troppa mediocrità. Tra Fantozzi, cioè la Roma, e Fracchia, il Milan, ha vinto Fantozzi, cioè la Roma. Fantozzi, che tutti chiamano Verdaccia, è in realtà molto meglio di Fracchia. Noi, il mediocre, signori, ricordatevi, una merdaccia, che non è merdaccia perché la Roma è una bella squadra comunque, oh. Cioè, Smalling non tanto, però c'ha Zaniolo e Dzeko che sono eccezionali, poi chi altro tiene? Mancini, ma non mi ricordo tutti, Mancini, ottimo, Paolo Lopez, un discreto portiere. Pochi altri ci sta, Kolarov, il re delle punizioni, cioè la Roma organico, non dico superiore, ma ottimo. Ha una mezza tacca in più rispetto al Milan, che ha Hernandez che magari supera Mancini o Romagnoli migliore di Fazio, anche stasera Fazio ha fatto un'ottima partita. Che ne so, Romagnoli migliore di Fazio, anche se Fazio stasera ha giocato ottimo, come ho detto anche prima, lo ripeto, scusate. Poi a Paquetà che magari è superiore a Veretout, che magari Veretout stasera ha giocato ottima partita, però comunque Paquetà è più continuo rispetto a Veretout magari. Che ne so, Leao è migliore di altri, che superava molti romanisti, ha superato Leao. Cioè, Milan e Roma non hanno tante differenze, però la Roma il suo organico lo tiene più compatto e più unito, senza contare che avevano molti infortuni. Quindi, in sintesi, Roma più forte del Milan di mezza tacca, Rondò, le pagelle, i migliori, Leao, Hernandez e allora, Romagnoli anche, e Donnarumma, questi quattro, tutti gli altri pessimi. Il peggiore Calabria, due, come la maglia. 2 e a Conti dategli invece che la 12, dategli la 4 di Bennacer, fate a scambio che se lo meritano. 4 Conti, 2 Calabria. Della Roma, Dzeko, io gli do sinceramente un 8 perché è stato bravissimo, però insomma, eccezionale. L'avversario, te lo dico, eccezionale è stato. Per quanto riguarda il resto, vabbè, Zaniolo 7 pure lui perché il gol è stato errore di Calabria, però pure lui si è visto che ci provava. Roma e Milan entrambi driblavano, si magnavano reciprocamente, però la Roma ci ha magnati di più, cioè il Milan ha magnato la Roma 3-4 volte, la Roma ci ha magnati 6 volte piene, cioè i tiri in porta, dico, poi non so quanti erano in totale. Per dirti, mezza tacca in più nel Milan, vittoria meritata della Roma, 2-1. Spero che da milanista auguro alla Roma di andare in Champions League perché se lo meritano più di noi e speriamo che l'Atalanta non li beffi come ha fatto con noi l'anno scorso. Va bene, che vi devo dire? Forza Milan! Speriamo di andare almeno in Europa League. Forza Milan sempre, raga, arrivederci, non ho altro da dire.